rifatte, ma che ci pure oggi, eh? Salve a tutti, Franz dal vostro Supercorris. Eccoci qua ragazzi, Gran Premio di Barcellona. L'abbiamo corso col My Team. Bella gara, molto al di sopra delle nostre aspettative. L'abbiamo corso con Assetto Corsa e ci abbiamo vinto il mondiale. Adesso ci manca con la Mercedes. Come al solito, Mercedes che in qualifica non riusciamo a far girare. È un problema forse mio, però è un problema anche della macchina. Decimi sulla griglia. Però raga, la cosa buona è che in 8 decimi ci siamo tutti. Quindi Hamilton ha fatto la pole, noi siamo 8 decimi. Per la gara prevedo una bella risalita, perché comunque sul passo la macchina c'è. Ho fatto delle regolazioni particolari anche sul volante e questo mi sta dando ottima possibilità di fare una bella gara di rimonta. Allora Franz, che dire? Il mondiale qua è aperto, quindi possiamo lottare per il titolo. Siamo una ventina di punti da Hamilton, quindi la gara è importante. Domani ci vedremo la gara di Imola in diretta, quindi chi vorrà seguirmi, non che trasmetterò la gara di Imola, chi vorrà seguire la gara con me farò una live, penso molto probabilmente su YouTube, va aggiorno sui social, e ci vediamo sta bella garetta di Imola, che è una pista storica, sperando che la Ferrari faccia bene. Quindi domani saremo in diretta live per tutta la gara. Poi domani sera, come al solito, su YouTube uscirà il video delle mie impressioni a caldo sulla gara, e lunedì sera faremo una live su Twitch dove spiegheremo tutto quello che è accaduto e vi dirò la mia, e vedremo un po' pure, ci saranno degli ospiti. Penso Marzu, non lo so, Frank, vediamo chi vuole partecipare. Allora raga, come al solito iscrivetevi al canale per le offerte Supercorris, offerte Amazon, non smetterò mai di dirvelo, non vi costa nulla. Anche se non avete Telegram, raga, scaricatevelo e trovate il canale delle offerte, perché io, come tanti altri grandi canali che fanno le offerte, metto sempre una marea di cose ghiotte da comprare a sconti pazzeschi, dai giochi alle televisioni, ai telefonini, a tutto. Quindi raga, non mi costa nulla. Seguitemi sul canale ufficiale Supercorris 84 su Telegram, dove pubblico tutto in anteprima quello che uscirà, e per esempio questo video già lo sanno molti in anteprima che sta per uscire, al contrario di quelli sugli altri social. Quindi raga, seguitemi, partiamo con questo GP di Barcellona, andiamoci a divertire insieme. Dai, voglio! Si parte, Franz! Dai! Dobbiamo risalire per il mondiale! Oh, che partenza che fa Super! Attacca subito la vettura! Oh, aggressivo Corris! Gira settimo! Attiva tutto Corris per prendere Sainz qua! Si butta all'interno! Siete dentro Corris! Rischia di andare lungo! Ma passa! Ed è già sesto! Vicino Corris qua a Vettel! Vicino qua a Vettel! Si mette all'esterno! Oh! Passa Super! Chiude Vettel! E adesso ha Carletto Leclerc davanti! Raga, ma adesso qua iniziamo a prendere quelli tosti. Hamilton primo. Corris deve velocizzare per riuscire a seguire il suo compagno in squadra. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Chiaramente, ragazzi, tutti i mezzi della vettura, tutti i pezzi sono usurati perché non abbiamo cambiato nulla. Ma siamo alla sesta gara, quindi potete capire che è normale. Tirata, raga, è tosta. Prova a prendere la scia Super di Carletto Leclerc. Non ce la fa per ora.
Ah, lungo. Niente, Corris nella morsa delle due Ferrari, Hamilton, giro veloce. DRS ora attivo. Gira un po' più lento, Super Corris di Lewis Hamilton. Madonna, là, rispetto alle GT3 di prima, porca troia, sembra di guidare un'astronave. Oh, primo settore veloce di Super. Risponda Hamilton. DRS super. Sta vicina. Leclerc non ce l'ha. Arriva Corris. Leclerc ancora senza DRS. Lo prende Super. Si mette all'interno Leclerc. Super Corris all'esterno. Oh! Si tocca di due, passa Super. E si prende la positions. Allora, vediamo se riusciamo a tenere questi. Andiamo avanti così. Il motore sembra in cattivo stato. Preparati a un calo della potenza. Già ce ne abbiamo in abbondanza qua. Se non riusciamo a tenere. Madonna, tutti molto vicini. E questo è bello, eh. Spaziamo un po' la pista dai paletti. Madonna, Leclerc come si è avvicinato, voglio. Niente, perdiamo. Il distacco dalla vettura che ti precede è... Stiamo a perdere, raga. 8 secondi. Oggi ci abbiamo un motore a lungo, cazzo. Già ci abbiamo un motore eccellente, me lo faccio pure in grasso, non me ne frega niente. Ma inizia a recuperare Corris. Madonna, come si imbarca la vettura, raga. Corre 6 box, comunque la stiamo a recuperare, non siamo lontanissimi, eh. Stiamo distruggendo il motore, e vaffanculo, di nuovo largo. Non male, non prendiamo i warning.
ci aspettiamo una perdita di aderenza. Dai ragazzi, sto concentratissimo perché qua è una pista molto guidata. Dobbiamo fare il salto di qualità per recuperare. Fa riposare il motore Super Corris. Raga, non riusciamo. Abbiamo quei 3 secondi malefici che non riusciamo a riprendere. Oddio, mi si è preso un infarto, raga. Pensavo ci aveva messe le bianche sti pazzi. Raga, dobbiamo spingere. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con... No, chi è questo, dai? Dai raga, Verstappen c'ha le bianche, lo dobbiamo attaccare subito. Madonna santa, voglio. Arriva super. Madonna, i limiti. Settore veloce. Lewis ha imboccato la corsia dei box. Ripeto, Lewis ai box. Aggressivo Corris qua. Secondo e terzo settore velocissimi. Battaglia ancora tra Hamilton e Albon. Si aggrega anche Verstappen, ma c'è anche Corris ora, che sta distruggendo il motore Mercedes. Tutto in grassa. Largo. Vaffanculo. Arriva Corris. Non so che gobbia abbia messo Lewis. Speriamo le bianche. La batteria è piena, puoi usare la modalità sorpasso per avanzare. Oh, arriva Corris, si tocca con Max che rallenta troppo. Max in difficoltà. Deve passare subito Super Corris. Non c'è il DRS Max. Giro veloce. Passa Super. Max in difficoltà con le bianche. Super no, Hamilton le gialle, cazzo. Settore veloce di Super. Che sfrutta le sue gomme preferite, le gialle, per rimettersi in fila. DRS. Si avvicina Super, raga. Vabbè, no, abbiamo capito che oggi c'è una predilezione per l'esterno delle curve. Bene così.
Giro veloce di super. Dai cazzo, sto DRS, porca di Eva. Arriva Super Corris. Se state facendo caso, raga, mi sto aiutando sempre con un po' di ersi in uscita dalle curve più complicate. Si avvicina a Corris di nuovo. Vicini. Ah, largo. Ma Verstappen non molla, raga. Questo è un pericolo perché... a fine gara con le bianche. Cazzo, raga, ho preso un po' il cordolo dentro. Vabbè, adesso ho cercato di essere più pulito possibile. Giro veloce. Fatto che fin quando c'era pure Albon, il DRS di Hamilton, raga, è finita. Si deve inventare qualcosa qua, Super Corris. Primo settore veloce. Arriva Corris. Sei botta dentro Super! Rischia di andare lungo! Ok, bel sorpasso! E adesso è battaglia in f***a! Yes! Che mo se le gomme mantengono alla caccia di Hamilton! Dritto, sono andato! Scappa Hamilton! Corris deve riordinare le idee! Potrebbe arrivare l'ordine di scuderia dall'alto, ma Corris non se ne importa! Guadagna qualcosa Super Corris su Hamilton. Oh, ma all'esterno sono andato. Cazzo dite. Prova Corris a tenere Lewis. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Dai ragazzi, va a provare. Viaggia sto bastardaccio. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Raga, sto super.
Sto super iper mega concentrato. Niente, sto a perdere, ciao. Sto sbagliando pure. Sta tornando su Verstappen, raga. Niente, non ce la facciamo. Adesso dobbiamo guardare le spalle, Franz, perché ci sta Verstappen che c'ha le bianche. È andata. Stiamo spiattellando le gomme come se non ci fosse un domani. E entra, non riusciamo. Devi utilizzare il pulsante del sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Niente, sto cercando di capire cosa fare perché la situazione è abbastanza chiara. Hamilton scappa. È impossibile riprenderlo perché 3 secondi dovremmo veramente fare un miracolo. Abbiamo rotto pure il cartello dei 100. Verstappen ha le bianche, quindi può essere pericolosissimo nei prossimi giri e niente. Ad ora me ne sto andando un po' perché Albon evidentemente non ha il passo per tenerci, però guardate le mie gomme come stanno. Mi raccomando, se tu arrivi dietro Hamilton fai il drag e non sorpazzare, capite? Vabbè, non avete capito, se lo riprende Hamilton gli do una botta, lo faccio là fuori dalla pista, che ho rotto le palle a tutti questo. Se non sfruttavamo le gomme all'inizio, quando siamo usciti, con tutti quei giri forti. Raga, si poteva fare. Ora è da portare a casa sto secondo posto, che per il mondiale va bene. La paura è che Verstappen passi Albon. Raga, là sarebbero guai. Vicini Verstappen e Albon. Ma pure Supercorri sta perdendo. Abbiamo chiesto troppo alle gomme, raga. Non dobbiamo sbagliare. Peccato, Franz. Poteva essere una bella battaglia con Hamilton. Non ce l'abbiamo fatta. Fatto è finché partiamo così dietro è dura. Però dobbiamo pensare al mondiale, noi non possiamo buttarci negli inseguimenti feroci. Questa è una pista che non è che mi abbia portato fortuna più di tanto mai. Quindi un bel secondo posto qua. Errore di Super che deve stare concentrato. Un bel secondo posto qua. Penso che prendiamo pure il punto del giro veloce. Non lo so. Intanto ci fa rimanere agganciati al treno mondiale. Perdiamo qualcosa ma siamo a inizio stagione, raga. Perde tanto Corris che ha le gomme alla frutta. Ah.
Ah, raga, niente, non riesco a prendere la breccia Corris. Che sento ormai la vettura alla frutta. Bandiera gialla. Ah, raga, non sento più l'auto. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse. Puoi accelerare. No, pezzo di merda, raga. Sto figlio di puttana. Ci ha preso il giro veloce all'ultimo giro. Non possiamo lamentarci, hai guidato. Che bastardo, raga. Non ci posso credere. Sì, pilota del giorno, qua. Cioè, proprio rabbia, raga. Monte Carlo lo distruggiamo, preparatevi. Yazon contento, faccio l'intervista fra poco e vi dico tutto quello che penso. Raga, a Monte Carlo vi giuro farò le qualifiche come un assatanato, perché là dobbiamo partire davanti. Se partiamo dietro a Monte Carlo è finita. Quindi se non riusciamo a fare una qualifica buona è finita prima di partire. Che delusione, voglio, guardate che roba, guardate. Risultato di una prestazione. Festeggia Hamilton primo. Congratulazioni alla Mercedes. Peccato, peccato, però Super Corris c'è. Andiamo a vedere la classifica, raga. Super Corris c'è. Ya, noi essere contenti di grande doppietto Mercedes. Bravo Luiz. Super Corris avere sempre cazzo di problemi con la macchina e con le gomme, non si capisce, sembra quasi che noi lo stiamo mettendo in difficoltà facendola apposta. Ma noi non saremmo mai capaci di questo, mai. Solo con Bottas. C'è, cazzo, c'è. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Beh, raga, 28 punti, non è male, ma abbiamo iniziato. Dai. Albon e Verstappen rimangono in scia, quindi non è da escludere nessuno. Nel costruttore siamo difesi perché la Red Bull è forte. Vabbè raga, vi ringrazio, vi do appuntamento ai prossimi video, il vostro Super Core. Ciao a you. Nel frattempo la Ferrari ha migliorato la propria posizione. Oh, 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 oh.